Vediamo questa ennesima dimostrazione, prova che la Chiesa è totalmente in mano al sistema e addirittura parlano bene di una persona che ha scritto un libro del genere. Chi? Sentiamo le belle parole. Michela ha portato avanti la buona battaglia, ha conservato la fede, direbbe San Paolo. Quelle parole, lei ci ha lasciato questa testimonianza, è possibile amare nel dolore, è possibile salutare tutti e riconciliarsi con tutti. Chi ha avuto modo e ha avuto il regalo della provvidenza di poter condividere con lei gli ultimi momenti prima del trapasso abissi? Una donna affidarsi a Dio, una donna che non ha mai avuto timore o complesso di manifestare la sua fede. I canti che ascoltiamo oggi, con i quali preghiamo, sono i canti della sua giovinezza, quando impegnato nell'azione cattolica, come le lettere giurali, lì che nasce il suo impegno nella Chiesa, dove il Vangelo ci invita a sporcarci le mani, a metterci al servizio degli altri. E questo lei l'ha fatto fin da subito. Poi l'amore per la scrittura e la teologia, che è proprio lo studio, il commento della scrittura, l'insegnamento della religione e il desiderio di questa conoscenza sempre maggiore di Cristo. Il buon pastore e il bel pastore che è venuto a prenderla. Noi crediamo che il momento della morte è la Pasqua, è il momento in cui l'anima si separa dal corpo e incontra Dio. Noi oggi crediamo Cristo è venuto a prenderla. per lei con affetto, con gratitudine, e il nostro è un ricordo grato, affidandola alla misericordia del Signore, sapendo che la nostra preghiera arriva al cuore di Dio e nella luce della risurrezione arriva alla sua anima. Allora, vi invito ad accogliere la sua testimonianza, a lasciarci collocare dalla sua fede intelligente. Sua fede intelligente, ragazzi. Vediamo qua se non vomitiamo.